benvenuti ad un nuovo video commento con le finali del Conclave. Oggi sono qua con Valerio. Ciao. Abbiamo una nuova voce qui nel Conclave e vi facciamo vedere una partita che è la finale dell'amichevole che si è tenuto qua a Milano dal CAR il 28 di maggio. I due finalisti sono sulla vostra sinistra Andrea Nomellini, che giocava tra le guerre che verranno, e sulla vostra destra invece Mattia Martini, che giocava un Targaryen le guerre che verranno. Agenda abbastanza inflazionata ultimamente. Sì, due casate sgrave, due agende sgrave. Sì, devo dire la verità che nel torneo in realtà poi abbiamo visto anche mazzi un po' diversi durante il torneo, ma poi in realtà in finale si sono ritrovati due mazzi che invece ci attendevamo, perché poi alla fine Terra e Targaryen in queste due versioni, sì, comunque un Terra... Poteva andarci un Martel, ma forse non ne hanno giocati. Ce n'erano, forse non ce n'era addirittura nessuno in questo torneo. Vediamo un attimo com'è il setup. Abbiamo per Andrea un Cavaliere dei Fiori e sì. Oro. Oro, e poi gioca come si chiama la terra dei da quattro ori dei Tyrell, Hightower. Un po', secondo me, in maniera un po' imprudente contro un Targaryen, si è tappata da sola, diciamo, se aveva un altro personaggio forse era meglio. Dall'altra parte c'è parito molto bene, una piazza dell'orgoglio per rialzare un Daenerys, Kite. E uno sconto in casata. Sì. Allora, infatti, un po' come mi aspettavo, Mattia comunque apre di Nothing Burns per togliergli comunque Hightower. Si sacrifica, si sacrifica la piazza, che comunque vabbè, amen. E invece dall'altra parte Andrea parte di 901, un'apertura abbastanza classica dell'economia per la casata. Quindi qua immagino che Mattia farà partire Andrea, suppongo, e vediamo un attimino cosa giocano. Cioè, l'apertura classica di primo plot e far partire l'altro, quindi. Ok, infatti Andrea mette giù Sarà Grande, vediamo un po' cosa inizia a calare. Ecco, inizia a scendere una Tinder Magic con, vabbè, uno sconto. Vediamo se riesce a copiarla subito la Mergery. No, scende un cavaliere di quelli che attaccano in piedi, o no, se attaccano da soli fanno qualcosa. Sì. E comunque non ha messo copia per Tinder Mergery. No, però l'altro ha poi deciso di rialzare. Sì, c'è da dire che sì, lui si aspetta probabilmente che gli venga bruciata in maniera abbastanza rapida. E infatti, vabbè, qui intanto viene incoronata, sì. Adesso è una bella regina re. Sì, è una regina re che fantastica. Basta un evento e schioppa, che è una meraviglia. Però Mattia ha trovato la copia. Mattia si mette copia di Daenerys. Ma più un oro? Eh sì, perché comunque alla fine... giocando comunque la corona è rimasto un po' corto, quindi comunque rimane un po' corto quei personaggi. Poi quella plot vero che ha 5 di mano. Sì, un po'. Qui alla fine Andrea la utilizza subito, dice tanto se me la devi uccidere me la uccidi, fa un bel intrigo. E però Mattia va molto prudente, non ha eventi da tirargli, con un oro solo si vede, e quindi difende a 2 e proverebbe a vincerla. E mi sa che la vince, esatto. Andrea fa una militare qui. Mattia fa vedere come anche senza ori i Targaryen gioca lo stesso. Tanta roba, Coto e 2 scarti. Gioca Coto, scarta 2 carte, di cui uno tra l'altro è un Riberto. Sì, che... sì, infatti. Ok, vince in difesa e poi parte lui con un intrigo con Daenerys. Intrigo, non ho visto la prima 3. Carta che ha scartato Mattia. No, non l'ho vista neanch'io. Adesso poi... Ok, Mattia vince l'intrigo che Andrea difende mettendo di ambush comunque una donnina abbastanza inutile in questo caso. E vabbè, Andrea fa un punto di dominance, sostanzialmente la partita si chiude un po' così. Sì, diciamo un primo turno un po'... Diciamo che se Mattia non aveva Coto erano problemi, cazzi. Sì. Non posso pettinare.
Ok, allora adesso da Mattia ovviamente ci aspettiamo la porta in casata, probabilmente per uccidergli con sicurezza quella Marjorie, prima che si stacchi l'attachment. Non so se la usasse. E invece Sicuramente Andrea. con quella nuova la prova di casata ci sta. Io con Andrea, ecco esatto, Infatti. Andrea l'ha messa, l'ha giocato ovviamente Mattia. Io da Andrea comunque l'ho visto in diretta la partita e mi aspettavo, avrei giocato anch'io i legami spezzati. Perché nel caso in cui Mattia non avesse avuto la 2-2-1, la trama in casata, poteva rimbalzare, poteva sacrificarsi Daenerys la no, per non Redanese, poteva spaccare. sacrificarsi Sì, scusa, Mergery. Mergery per rimbalzare qualcosa. E se no, comunque, avrei in ogni caso altri due personaggi piccoli, fedeli, in campo da poter sfruttare bene con Un con la peccato che Gea. non avesse quella che tutti prendono più uno. Se no. Sì, ma era un problema Sì. rimandato perché bastava un Certo. evento e poi moriva, quindi vabbè. Insomma, relativamente interessante. Direi che Nomellini non poteva fare diverso. No, Ha giocato no, non è bene. stata male. E anche Mattia non poteva fare diverso. Due plot obbligati. Vediamo se Andrea approvi. Approvi, Che Karen? cosa? E qui il nostro Mattia col Targaryen. Beh, approvo Dicevamo, sì. approvi il fatto che ci fosse una Mergery con una corona e ovviamente Mattia è parito di 2-2-1 per bruciarla e l'altro è parito di legami Giusto. spezzati per cercare, nel caso in cui Mattia non avesse giocato quella, di fare Adesso qua Andrea gioca un altro personaggio, ha giocato il personaggio menestrello lì, che soprattutto è fedele, lo sacrifica per rimbalzare e pulire un po' il board del suo avversario. È vero che Mattia potrà di nuovo giocare cotto dalla mano, però l'ha dovuto fare subito e non ha aspettato perché c'è un motivo, perché Altrimenti. se avesse chiamato Iori, Mattia poteva eventualmente tirare gli eventi e bruciargli tutti i personaggini a forza Certo. 1. Che erano arrivati a forza 1 con la trama e quindi ha dovuto forzare la giocata. Difficile schieramento, però. Sì. Però magari qualcosa poteva Se inventarsi. volete qualche piccola statistica riguardo al torneo, c'erano 12 partecipanti, 3 Greyjoy, 3 Targaryen, 2 Tyrell, 2 Stark, un Lannister e un Nightwatch. Quindi L'unica nessun cosa, Martell. nessun Martell, incredibile, però io approvo, visto che era un torneo da me, vaffanculo, cioè posso anche decidere di non far giocare i Martell. Però se andate a vedere i punti medi per fazione, Tyrell e Nightwatch sono sopra tutti gli altri. Nightwatch Un ritorno? No, no, non facciamo triggerare Fiorino, questa cosa. Cioè, poi dopo Puglia si monta la testa. No, lasciamo stare. Allora, e qui ovviamente Mattia nel frattempo ha fatto un intrigo, se non sbaglio, Gioca e di nuovo poi gioca di Coco, nuovo cotto scarta di scartando nuovo degli altri Liberty. Liberty. Esatto. Ha fatto bene perché Però ha ovviamente. scartato in. Andrea è stato molto furbo qua, adesso noi distratti da Andrea non abbiamo spiegato. Comunque lui cosa ha fatto? Mattia gli ha passato la palla, Andrea gli ha chiesto se faceva azioni, ha dichiarato di non sfidare, in questo modo ha potuto dominare e ha costretto Mattia a giocarsi quel Coto per Coto in evitare una lancia alla dominance. barriera che gli Era, gli era avrebbe giocato, complicate. esatto, gli era giocato però ha dovuto giocare in dominance e quindi comunque non ha potuto, cioè almeno ha dominato Andrea, ha rubato un punto diciamo, l'ha Sì. giocata bene perché tutto sommato non poteva fare molto meglio. Va bene, Però non è intanto arrivato un marcia. no, niente No, è arrivato marcia. un sposta il Sposta il morto. botto, sposta È un ovviamente 6-6-1, Margery. peschiamo 3. 6-1 qua, è la fiera del peschiamo. 6-1-1. 6-1-1. Qui anche e soprattutto per Andrea ha pescato 4 carte. Sì, Però, direi che vabbè. si è indirizzata bene per Andrea, perché Nonostante comunque, secondo me Mattia non è partito ha partito male. benissimo e ha avuto sfiga di non avere neanche un evento. Se aveva un Sì, evento era pochi finita eventi per abbastanza prima la bruciare. partita. Sì, Invece, sì, sì. cioè, per carità, ha visto Daenerys doppiata, ha visto Coto, ha visto due Liberty, ha visto bene, ma Nel frattempo comunque Andrea ha messo giù anche cos'è Andrea lì, sta spaccando. la cittadella per chiamare i punti, giro Ah, indovino. questo è Rendil, mi sembra. Direi Rendil, free bottom. che la partita è quasi. Free bottom comunque bella ricca, di là c'è una coppia di Quasi da Coto. spalettare, ma guarda lì che Coppia di è Coto però entrata free bottom. interessante perché comunque coppia di Coto gli permette anche magari di tirare un Varo a un certo punto, Comunque interessante. gli è entrata la free bottom anche lui. Eh sì, è free bottom anche di qua. Vabbè, insomma. Orine ancora, insomma, se non Comunque aveva sono visto messi tutti e eventi, due, secondo me cazzo. ancora No, bene. messi bene, però mi sembra di aver scorto dalle due carte che ha Mattia che
che non ci sono Dracarys, sì. No, ho visto due personaggi. Infatti adesso qua qui ci sta pensando, Andrea, infatti ha dichiarato qualcosa con Randy subito, poi ci ha ripensato, ha fatto prima un intrigo per sondare il terreno, però Mattia lo difende tranquillamente a 4 perché ha solo due carte. Ha solo due carte in mano. E il problema è che non ha un Dracarys, perché avesse avuto un Dracarys adesso per esempio con un Dracarys quel simpatico Randy scoppiava subito, quindi vabbè. Qua lui tira su, secondi figli. Ecco cos'era la prima carta che aveva scartato. È un secondi figli, è buono, è un bello scarto. Beh, mette giù secondi figli, questa potere la difende a vincere per il momento, anche se secondo me un po' si poteva, ecco no, lui, ok, Rivera fa tic, gli dà più uno. Gli dà più uno, rialza, 6 contro 6 dovrebbe vincerlo. Dovrebbe, Mattia dice, Mattia ce l'ha l'evento. No, ce l'ha, un evento ce l'ha, però non basta, anche un evento... È il meno 3, scarto sì. Carta, quindi, resterebbe senza carte. Quindi qua ha perso questo potere. Tanti punti, messo in fretta il terreno, fuori. Vabbè, adesso... è già 5, no? Giustamente fa anche una militare, perché no? Perché no? Tutto sommato. 5. Vediamo se difende di Koto o... Ma anche lui deve vincere di 5 più se vuole mettere i liberti, Lo so. Di 5 però... più, questa partita qua non vince più. Gliel'ha fatto, lo brucia. Scartato. Quello che ha scartato è il secondo Jorah. Sì, il secondo copia di Jorah. Ha ammazzato qualcuno? Non è riuscito? Sì, ha ammazzato il cavaliere. Ma almeno uno è bastato a dare a qualcun altro. Almeno uno l'ha dato a random, perché tanto qua non... Però, pelato, in mano? Sì. Qui va... Boh, qua fa una militare. Forse è militare qua, non ci stava tanto. Perlomeno io dopo una situazione così però vabbè, Andrea non lo so, cioè vabbè, gli ha data perché tanto si aspettava Vara, quindi gli dà Nocco, sì, questa, infatti avrei fatto un intrigo forse, sì, vedo qualcosa dopo valorizzo. Beh, intrigo lo può ancora fare, no? Però qua sta sbagliando così, no, deve... uno non passa di carte mano. Quante ne hanno Mellini? Sì, ne ha qualcuna, non tantissime nemmeno lui in realtà. Forse una. Ha sbagliato, ha attaccato di Liberti, ma doveva attaccare di Koto. O anche di Daenerys, cioè nel senso, che forza 3 bastava. Ma Daenerys su lì, cosa stai a fare? Infatti. Poi tra l'altro rianimare Liberti, se devi fare Vara, non avrebbe fatto. Quindi secondo me qua lui aspetta, non lo fa. Secondo me Nomellini si aspettava un Valar e non sì, si Nomellini è... si aspettava Valar, infatti ha fatto passare a militare e poi ha difeso l'intrigo, esatto, però non secondo me alla fine Mattia Mattia non vuole Valar. No, Mattia tira Counting Coppers, no, Mattia può anche darsi che non abbia il Valar. Sì, ci sta anche che non ce l'abbia. Io comunque mi aspetto Counting Coppers, no, sembra Valar. No, 4-8-2, interessante, bisogna vedere se passa in militare. Comunque dall'altra parte c'è Time of Plenty, schiamo 3, c'è ancora un Rendil, quello verso di noi cos'è? Beh, qua ci ha fatto vedere che ha avuto una bella pescata del morto. Ha avuto una bella pescata, no, il morto l'aveva già spostato, quindi è vero, quindi ha pescato proprio bene in realtà, perché ha pescato lei con, mi sembra, anche una bodyguard per proteggere. Ha abbastanza scuola attacchiata. Sì, perché si mette a riparo anche da Valar adesso, guarda. Sì. Se aveva il Valar era il momento di tirarlo. Guarda, adesso arriva con la copia, benissimo, e qua è un problema grosso, adesso anche il Valar non risolve più. No, anche perché siamo a 7 poteri, 7 contro 1 e apparecchiato, si salva da Valar, la vedo finita. Beh, vabbè, però doppiato, diciamo doppiato. Che il Valar non c'è ancora free danno. Bottom, un po' per tutte e due, free bottom, però... Sì, è più importante per i Targaryen, Sì, penso. Comunque gli entra comunque almeno forza 6. Militare potere. La carta più forte comunque... con Free Bottom è dei Targaryen. Sì, sì.
se escludiamo... Però qua Andrea fa un bel nightmare. L'aveva visto. Preso prima. Sì, tre carte che erano... Se l'è rischiata. Cioè queste tre carte qua comunque le ha pescate veramente forti. Per carità, però se l'è rischiata perché con una Daenerys in campo e il drago... oddio. Sì, però ha pescato tre carte, di cui due sono quel drago lì, aveva zero carte in mano. Magari incubizzare Daenerys poteva essere una scelta. Sì, ci poteva stare, però... Qui vediamo, attiva free bottom per mettere dentro la donnina che rivela? No, rivela per pompare, no, questa qua è quella... No, è quella che rialza quando uno rialza, sì. Viene pompato, sì. Giustamente, per rendi. Sì, comunque parte però, con... Però se parte con lei... No, parte con un intrigo, no, vabbè, ma qui è dentro solo per fare un intrigo probabilmente a cavo. Fa un intrigo, ma forse ci aggiunge qualcun altro, vediamo, esatto, sì. Fa un intrigo a forza 4, così almeno, diciamo... Forza 2 più 2, sì, è un 2 quello sotto. Sì, sì, sì. Qui Mattia, vabbè, difende a perdere, aveva in mano il niente cosmico. Niente. Cos'era? Era uno sconto in casata, un omino che sconta in casata. Ecco, qua parte una bella potere a forza 5. Non sono sicuro che giocasse Vale a questo punto, Mattia. Non lo so, perché non lo so. Se giocava Vale, secondo me ha sbagliato. Probabilmente sì. Però non sappiamo se ce l'aveva, insomma. Poi ce lo dirà qui nei commenti. Mattia ce lo scriverà. Poteva essere che avesse paura del doppio Vale. Sì, però comunque erano rimasti, rimanevano un po' corti tutte e due. Cioè. E qua viene fuori la skill di Sì, sì, sì. Qui comunque fa una potere a 5. Tanto non ha carta in mano Mattia, quindi non è si aspetta più eventi. Certo. Fa una potere a 5, a 7 punti. Mattia non è che si può... almeno a Noppo non gli ha... non ha visto eventi, ha visto un evento. Sì, un evento per bruciare, basta. Ne gioca almeno 9. Niente, qua gliela dà anche a Noppo, manda Andrea a 10. Però... è che da 10 a 15 il passo è veramente... breve. 10. Ci sono ancora due fame in gioco per Andrea, vediamo se riesce ad utilizzare. Sì, perché emergere anche fama. E anche quello là in fondo, fama. Ha fama solo se estate, ma è estate. No, là. È cavaliere. No, è. C'era sempre fama. C'era sempre fama. Qui però passato, Andrea passa e Mattia fa un intrigo Andrea con Coto. Passa perché secondo me... Aia, che pescate ragazzi. Che pescate. Qui praticamente da più 3 sui tre personaggi con fama, rialza Rendir, difende a 7 con il... Ecco perché è passato, era in una botte di ferro. E vince anche in difesa l'intrigo. Qui a questo punto non l'ho capita questa giocata, fa una militare per dargli un altro punto. Sì. Adesso vi dico cosa succede. Qui Andrea sbaglia tutto, perché lui voleva, perché ero lì, e Andrea ha difeso, voleva difendere per perdere. Sì. Ma difendendo con il Cavaliere dei Fiori, che aveva forza 5, vinceva, io l'ho fatto notare, quindi è tornato indietro e gli ha dato a Noppo. Secondo me ha sbagliato. Perché voleva perdere? Perché voleva attivare. Vuole attivare la. Vuole attivare la Tinder Mergery. E ha ucciso il Cavaliere dei Fiori. Perché vuole mettere dentro. Vuole mettere dentro. No, vuole mettere dentro. La copia di Rendil. Secondo me, no, adesso vedrai che lui, secondo me, vuole mettere dentro Master. Perché hai Tower? Sì. Non hai Tower? No, insomma, comunque. Finita. Cioè, adesso perché qui chiama un sacco di punti. Certo. Anche perché lui è entrato a Iori, quindi adesso chiama immediatamente un punto. Però, secondo me, se si faceva bene i conti difendendo con i due personaggi con militare, faceva comunque due punti di fame. Io avrei fatto così, però. E andava a 13. Sì. 13. Sì, sì. Comunque, adesso lui fa uscire un altro personaggio, comunque, con l'abilità di e chiama un altro punto, quindi va a 13 comunque. Poi però la domina se non la fa, se non sbaglio. Forse. Perché qui ha sbagliato. Però, ok, Mattia cosa doveva fare? Non fare nulla? No, la militare io non l'avrei fatta. Avresti fatto l'intrigo? Avrei fatto l'intrigo come avresti ha fatto, poi avrei provato a limite la potere, se pensavo, ma non ce la faceva, passavo e andavo a cercare di dominare, basta. Cioè, no. Tanto comunque era la situazione... Lui ha voluto non ho capito perché... Gli ha dato comunque due punti in ogni modo. Adesso lui domina e vabbè, Andrea va a 13. A finire. Però può ancora attivare la trama lì, la cittadella lì per fare
Ah, per fare il 14° punto? Per fare il 14°. Beh, comunque direi sì, che qua. Ok, qui sbaglia. L'ha fatta. Sì. E qui fa il 14° punto, punto, però non chiude. Tre fame, però. Adesso vediamo se c'è un Valar o no da parte di Mattia. No, è tanto inutile. Vabbè, inutile no, no, inutile eh. No, cioè, ma inutile re, no, sono due punti. Però adesso ci sarà, però vedete che c'è. Però guardate come risolve Andrea in maniera comunque intelligente. Lui gioca a Warfire. Va prima lui, certo, si uccide comunque un personaggio e si toglie due punti. Però a questo punto ha delle scelte. Può mettere, tendenzialmente dovrebbe mettere la copia di Master Air, ma cosa succede? Che ce l'ha tutta in mano. Se ne accorge adesso e cambia idea e Mattia glielo fa fare. E... no, sarebbe cambiato qualcosa. Allora, e diciamo cazzo, tantissimo, che... perché sì, quel Master Air moriva. E io non gliela avrei fatta fare. E lui ce l'aveva tutto in mano, perché hai visto che era pescata di Rivero e aggiungo la mano come 14ª carta e lui ha sbagliato, doveva aspettare se, a farlo. Se lo fai a Stalek ti pelano. Sì. Mm. Qui lui ha sbagliato, però vabbè, diciamo che le carte ce l'aveva in mano, doveva solo stare un pochino più attento. E... comunque è andato in top deckata anche lui, ha pescato abbastanza sì, bene. Sì, no, no, Bellini... ma è stato il turno di prima che quando ha pescato la Tinder Magic con la copia e il Nightmare. Infatti, secondo me Mattia doveva giocare Valar il turno prima. Il turno prima, sì, assolutamente. Perché va bene la sfiga, non ha visto eventi quando era il caso di vederli, però coto dall'inizio, delle risduplicate, insomma. Carte carine ne ha avute. No, doveva. Che, aveva che tutte sai cos'è? Noi non siamo abituati, cioè noi del nostro meta non siamo abituati a giocare contro Tyrell perché non li gioca nessuno. L'unico che li giocava era Beppo, Beppo adesso vive nella vostra zona, più o meno. E quindi non li gioca più nessuno. Tu non ti rendi conto di quanto sono veloci. Tu no, quando lo dici, so, lo so. Ah, sono 5, sì, 6, pensi di avere ancora un turno, li lascio non andare. Qui ovviamente adesso vedrete che comunque la partita praticamente è finita perché. Sembra di no, ma ci sono giù sì, tipo due fame e sì, quindi comunque sì, basta fare una vincere una potere. 9 sulla casa e 3, 12 e due fame. Finito. Due fame giù, quindi vabbè. Adesso sì, c'è il buffone per pescare. Sì, vabbè, ma non serve a niente. Cioè è tutto che praticamente alla sì, fine... Sì, no, ma è molto... Beh, comunque Mattia non ha veramente visto eventi. È anche vero che è durata 4 plot? Sì, sì. 4 trame. Quanto hanno pescato? Mattia ha pescato... una volta? Hanno e pescato ha quattro carte, però non è che ha tirato... Mattia ha tirato anche Counting... no, non ha tirato Counting Coppers. Voilà, niente. Doppia fama. Qui doppia uno, fama, ruba uno e vince la partita così. Niente, sì, Mattia doveva tirare... No, aspetta, perché c'è no, ancora... Sì, c'è... Sì. Passa lo stesso? Sì, passa lo stesso. Perché 6 e 3, 9 e 1, 10 e l'altro fa... E a 10 giù 5, 3, allora era inutile. 5, 5, 10. È stata veloce, eh? È stata veloce. Mm. E, allora, Mattia poteva probabilmente tirare Valar prima, turno prima, sicuramente l'avrebbe aiutato. Sì. Andrea ha top deckato un po' e quest'ultimo turno è stato poco attento quando si è ucciso prima Mensa senza ricordarsi che aveva, cioè si è ucciso sì, prima Randy senza ricordarsi che aveva tutte le copie di Mensa in mano. Sarebbe finito veramente, cioè sarebbe cambiato veramente qualcosa? Ah sì, faceva due punti in meno. Tirando aveva, cosa? Se sbagliava veramente. No, cioè, gli morivano tutti e due i personaggi. Ok, quindi faceva due punti in meno. Non avrebbe vinto comunque dopo? E... questo turno non vinceva. Non questo turno, no. Però secondo me poi la partita dopo era abbastanza indirizzata. Sì, bisogna vedere cosa succedeva con un turno in più. Qua lui comunque, vabbè, i punti qualcuno li faceva, ma non aveva tutte queste fame è in gioco. È stato bravo Mattia, lasciaglielo rifare. Sì, vabbè, lì si è un po' confuso e era abbastanza evidente la giocata, l'aveva studiata, soltanto che non si ricordava di aver preso la copia, l'ultima copia di Mans Rider, l'aveva presa subito prima di rivelare la trama facendo il giochetto del Rivero di e Mestirel. Comunque, sì. Invece niente... Abbiamo il commento di Mattia, no? No. E quindi niente, una partita comunque interessante tra due mazzi che insomma nel senso sono due mazzi forti in questo forti momento del... sono tier 1 sì, tutte e due secondo me quando si trovano in queste situazioni qua Tyrell comunque qualcosa in più c'era sempre secondo me perché poi è comunque pieno Targaryen... di forza 5 fastidiosi e quindi no, io trovo che il Targaryen come il Martell si piantino poco ma tendono a metterci un po' di tempo a girare. Sì. Poi, se invece becchi un mazzo rush, è finita.
Qui bisogna un po' vedere, probabilmente ha più difficoltà contro altri tipi di mazzi in finale Tyrell. Però Tyrell è andato molto bene Secondo durante il suo te torneo. da chi può partire in questo momento E Tyrell? penso che tipo da Marte, un Marte che vada in controllo board lo No, patisce di Marte più. prima che vada in controllo board ce ne va, E sì, bisogna vedere se riesce a contenere i primi turni, se andrà anche in Sì. control location, diciamo. Infatti tipo il Marte che soffre di più è il Marte con gli Stark, che adesso si gioca meno però. Va bene, direi che per questo commento è tutto. Iscrivetevi al canale, continuate a seguirci. Noi cercheremo di proporvi qualche altro contenuto prima dei regional, sostanzialmente, che oramai sono in procinto di arrivare. Speriamo di avere le finali di tutti i regional da farvi commentare e su questo contiamo molto sulla collaborazione un po' di tutti voi che ci seguite e che andrete a fare i regional. Ci serve una mano per recuperare i filmati delle partite, ragazzi. Noi facciamo quello che possiamo, dove ci siamo le registriamo noi, ma abbiamo bisogno anche di una mano da parte vostra, quindi mi raccomando, un saluto a tutti, alla prossima, ciao!